Siamo quei credenti che possiamo dirlo. Ciao ragazzi! Togliamoci gli occhiali. Allora, ma che sono? Ma sono cani questi? Vabbè, ok, chiudo la finestra. Oh. Fanculo i cani. Come state? Com'è? Da quanto tempo? Come sono andati gli esami, eh? Come sono andati? Spero per tutti voi bene, perché altrimenti dovrete fare i conti con me, eh? Come mai faccio questo vlog? Faccio questo vlog perché non ne facevo da tantissimo tempo. Ed è giusto ricordarvi che nonostante tutti i video che ho caricato in questo ultimo periodo, sotto sotto io sono e rimango pur sempre un cazzone. Sì! Sì! Applaudite! Comunque, in questi giorni, come molti di voi già sapranno se mi seguono su Twitter o sulla pagina di Facebook, mi sono fatto una piccola, piccolissima vacanzina nei pressi di Camucia a vedere, diciamo, le rane del luogo. Ed è stato molto molto divertente, soprattutto perché magari facendo qualche passeggiatina, diciamo, nei dintorni, c'era qualche persona che magari mi riconosceva e ancora prima di dire, che ne so, ah, sei Richard HTT, faceva una cosa del tipo: ma tu che ci fai qui? Insomma, vedermi nei pressi di Camucia non è come vedermi nei pressi di Milano, che ormai tutti quanti stanno andando a Milano, insomma, non è la stessa cosa. Poi durante il mio soggiorno sono andato anche a vedermi un film, un bellissimo, stupendo, un meraviglioso film, e se ve lo dico con questa faccia dovrete credermi, no? After Earth. Beh, che dire, è stata un'esperienza interessante. Ah, adesso vi avverto fin da subito, ci sarà un enorme, proprio una vagonata a secchi, docce, piscine di spoiler. E spoiler è appunto un acronimo, nel senso che la S sta per: se poi volete vedere il film e non guardate questo video, spoiler. Allora, per chi non lo sapesse, After Earth è la storia di Will Smith che fa interpretare a suo figlio Jaden la parte di un protagonista di un film scadente per fargli fare curriculum, non so, esperienza, quello che è. Vabbè, che cosa succede in breve? Hanno tanto tanto nel futuro. Gli umani se ne sono andati via dalla Terra e sono andati a rompere le palle ad altri alieni di un altro pianeta, andando a vivere proprio a casa loro. Oh! Gli alieni allora hanno creato una bestia fatta apposta per uccidere gli umani, ma dato che avevano finito gli occhi, mannaggia, questa bestia è senza occhi purtroppo e quindi fiuta la paura. Vabbè. E quindi questa bestia fiuta la paura e trova le persone che hanno paura, uccidendo chiunque abbia paura. Ed è qui che entra in gioco Will Smith, il più figo di tutto il pianeta, perché lui riesce a spettrare, cioè è l'uomo senza paura. Spettrare quindi uguale a tecnica per non avere paura. Ed è qui che non mi è piaciuto, perché Will Smith, per far vedere che non prova alcun tipo di paura, gli hanno fatto interpretare la parte di un personaggio totalmente inespressivo. Anzi no, ovvero, scusate. Una cosa del tipo che se essere inespressivi significa saper spettrare, allora, scusatemi, ma Kristen Stewart lo faceva già da un pezzo. Ed anzi, era pure più figa perché lo faceva in altri film. Vabbè, continuiamo. Cosa succede dopo? L'astronave di Will Smith sta andando nello spazio, ma a un certo punto, capitano, puff, degli asteroidi si schiantano sull'astronave e l'astronave, oh mio Dio, si spacca a metà nello spazio e Will Smith viene catapiondato fuori come una catapulta e mille pezzi, si apre come un mandarino sul pianeta Terra, sbattendo sui massi, e arrivati a terra si scopre finalmente che Will Smith e Jaden sopravvivono. Allora, dallo spazio a migliaia di chilometri orari, ma è una cosa tipo spropositata, perché una navicella si sta schiantando su un pianeta, mille pezzi, frantumi a metà, catapiondata sulla terra ferma, questa terra, che se già ci, se ci sbatti la testa da solo dal letto muori. Will Smith e Jaden sopravvivono. Vabbè, questo è il bello dei film. Andiamo avanti. Vabbè, com'è questo pianeta Terra? La Terra è classificata come altamente inospitale, pericolosa. Ogni forma di vita, ogni pianta, ogni essere vivente si è evoluta affinché possa uccidere noi umani. E pochi minuti dopo ti ritrovi dei cinghialetti carinissimi, adorabili, che stanno lì tipo a campeggiare in mezzo all'erba, fanno... Cioè, che non lo so, vi giuro. Cioè, quei cinghialetti erano bellissimi. Cioè, io ne prenderei uno. Potessi andare nel futuro, trovare una Terra inospitale, io mi fregherei quel cinghialetto. Me lo prenderei, lo chiamerei Babe e gli farei governare la mia casa. Babe, sei il signore della mia casa, cosa vuoi fare? E lui mi risponderebbe:
che sarebbe tipo voglio ucciderti. Vi farei vedere questo film solo per quei cinghialetti. Cioè io ci ho fatto una pagina, cioè no, sul serio, ci ho fatto una pagina Facebook. La trovate in descrizione. Si chiama I cinghialetti di After Earth. Cioè davvero adorabili, sono bellissimi. Senza dimenticare anche l'aquila, che è come una normalissima aquila, solo che 10 volte più grande, che insomma alla fine del film salva il nostro protagonista facendo free hugs. Insomma alla fine sono stati fatti vedere tipo 2-3 animaletti in questo film, eh? Tutta una terra a 2-3 animali. Ma iniziamo quindi in tre puntini piccolini, proprio brevi, le cose che non mi sono andate giù. Uno, è tutto ambientato in una specie di foresta pluviale, una cosa che tipo che sarebbe pericoloso andarci anche adesso, figuriamoci in un futuro in cui tutto si è evoluto per ucciderci. Ed è mai possibile che alla prima occasione una cazzo di piccolissima sanguisuga sta per uccidere il nostro protagonista, perché nel giro di 100 anni ha sviluppato chissà quale veleno per ucciderci tutti quanti, e non c'è neanche una moschetta, una vespina, una zanzarina che ha sviluppato più o meno lo stesso veleno? Cioè, cazzo. Cioè, la sanguisuga è l'animale più terribile di tutto il pianeta. Cioè, uccidiamo fin da adesso tutte le sanguisughe, perché prima o poi ci uccideranno tutti. In un futuro di navicelle, di astronavi, di tecnologia avanzata, per uccidere il mostro più terribile di tutto il film, io mi ritrovo un afro samurai. Non afro. Cioè, dove sono finite le pistole al plasma, le bombe ai neutroni, i fucili, le frecce, i sassi, cioè qualsiasi cosa? E tre, verso la fine del film c'è una scenetta in cui tipo c'è Jaden che sta attraversando una specie di caverna e quindi sente un rumore, sta con questa lucettina, non si vede niente, e tutti dal pubblico stanno tipo così, dicono che cazzo è? Non lo so, vediamo il film, e l'altro giù fa che, ma voi sapete che cos'è? E quello davanti fa, mamma! E tutti si stanno in questo alone di mistero, dicono, oh mio Dio, un mostro! C'è Jaden che tipo se la sta tenendo in mano, quando a un certo punto si vede questo enorme, gigantesco serpente tipo alato, che nel frattempo ha sviluppato delle ali, che si è affiondato su un topo, e tu dici, stai lì e fai... Meno male, pensavo fosse una sanguisuga. E deve averlo pensato anche Jaden, perché non se l'è proprio cagato quel serpente enorme. Quella scena è durata tipo 2 secondi. Detto questo, che cosa ne pensate del film? Lo avete visto? Non lo avete visto? Pensate che sia bello oppure che faccia cagare? Non lo so, scrivetemelo tra i commenti e fatemi sapere. Va bene? Mettete mi piace se avete visto il film, e per farmi capire che siete ancora qui e mi volete bene come io ne voglio a voi. E condividete per diffondere il verbo dei cinghialetti.